Lurida senza madre. Come hai detto? Trovati un letto, Rietta, e sogna di vincere la prova. È l'unico modo che hai per farlo. Oh, questo è il dormitorio. Con te a fare la guardia credevo che fosse la latrina. La tua presenza è un'is... Oh. Bene, bene. Ma guarda chi spunta dalla natura. La reietta senza madre. Vedo che hai ancora la cicatrice dove ti ho colpito col sasso. Quello sì che è un bel ricordo. A volte sei davvero odioso, Bast. Falla finita. Ti abbiamo visto parlare con gli stranieri. Volevi che ti prendessero con loro, vero? Ah, e cerchi pure di vestirti da vera Nora, ma non inganni nessuno. Quindi è così che funziona con te, eh? È così che funziona con chiunque, Reietta. Il tuo posto è là fuori, non a cuore della madre. E non meriti di partecipare alla prova. Lo senti. Sai che sei destinato a perdere. Ah, mi sono allenato tutta la vita per la prova. Non ho paura di te. Non ho paura di nulla. Davvero? Ti assicuro è calmo. Tu non lo sei. Sai, penso spesso a quando ti ho fatto quella cicatrice. È un dolce ricordo. Quello che ricordo è che gli altri bambini hanno visto che mostro eri. Ma immagino che tralasci sempre questa parte quando la racconti, vero? Quel giorno ti ho marchiato per la tua vergogna. Quello che hai fatto è rendermi più forte. Tu aspetta. Domani vedrai. Sì, come no. Che noia. È ora che Bast si riposi un po'. Sarai tu a restare sorpresa domani, non io. No, terrai la bocca chiusa. Sì che mi sorprenderei. Ottimo lavoro con Bast. Ora starà zitto. Fino a domani, ovvio. Non credo di conoscerti. Sono Aloy. Oh, ma io so chi sei. Sei l'avversaria. In molti finiranno la prova, è sicuro. Ma vincerla? Soltanto Bast? Tu? O io? Vala. Piacere, Vala. È vero. Domani vincerò io. Mai festeggiare una vittoria prima di averla ottenuta, cara. Mia madre lo dice sempre. Ora, se non ti dispiace, devo andare a dormire. Dovrò essere ben riposata quando ti distruggerò domani. Quando vuoi, il tuo letto è qui. Ok. Grazie. Allora, è il tuo primo giorno qui. Che ne pensi? È la prima volta che dormi in una loggia Nora. Non è molto intima. Comodità e distrazioni, come pensavo. Non ti piace la comodità? La comodità è da deboli. Sei peggio di mia madre. Puoi sempre tornartene a vivere là fuori, se vuoi. Ma nel frattempo, riposati un po'. Thank you.
Audaci! Preparatevi! Che devo fare perché tu te ne vada? Cervabito! Il tuo trofeo si è spaccato, Reietta! Sembra che te ne serva un altro! No! Calma e costanza. L'importante è finire. Ne manca solo una. Dov'è l'emarginata? Era dietro di me. Sembrava forte. Sei ultima adesso. Potresti anche arrenderti, sai. Vincerà Buzz o Val, ma tu diventerai un audace e si finirai la prova. Ferma! È un vecchio sentiero. In due sono morti l'anno scorso. È in rovina ormai. Meglio arrivare ultimi che rimetterci la pelle, no? Wow, 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 wow! Per la madre, sei impazzito! Così finirai per ammazzare! Non sarà affatto facile! Sei pazzo, passare di lì! Ora non si torna più indietro. Adesso fermati qui. Ora torni indietro più di chi c'è in testa? Non vedo! Basta, un bala appena dietro. Forza, adesso! Veloce, smettila di trascinarti! Devo continuare così! L'emarginata! Un vecchio sentiero! È impazzita! Bene, sto recuperando! L'emarginata sta recuperando! Come è arrivata fin là?
Presto, continua! Mi sono allenata tutta la vita per questo. Loro avevano la tribù, ma io la natura. Più precisa, non basta. Devo essere perfetta. Forza, forza, puoi farcela. Non possono battermi ora. Non ha vinto lei! L'emarginata ha barato! Un'emarginata che vince una prova? No, mai! Perché ora è un'audace! Ce l'hai fatta! Come tutti voi, non appena mettete il trofeo sull'altare. Ma è Aloy, un tempo emarginata, ora audace. La prima fra tutti voi. Teneteli bloccati finché non arrivano gli altri! Non possiamo stare qui! Da quella parte! Ma non ce la faremo sotto attacco! Non possono attaccare da morti! Teneteli impegnati! Io troverò un modo! Basta! Basta! Sei con noi! Ovvio che sono con voi! Andiamo! Adesso! Morte agli invasori! Ce ne sono troppi! Non possiamo vincere! Non possiamo resistere! Padre, aiutaci! Uccidiamoli! Non possiamo fermarli! Raggiungete la corda! Uccidiamoli tutti! Nessun testimone e nessun prigioniero! Per la madre! Oh no, ce ne sono altri! Continuano ad arrivare! Ma quanti ce n'è? Ah!
No, ce ne sono altri! Continuano ad arrivare! Ma quanti ce n'è? Aiutaci! Sono troppo forti! Non possiamo fermarli! Bersaglio localizzato. Ce ne sono altri! Oh no, ce ne sono altri! Continuano ad arrivare! Ma quanti ce n'è? Scompare senza traccia. Morte ai profanatori! Ora, scendiamo finché possiamo. Thank you.
modo per uscire. Ce li ho qua giù! Bruciate tutto e poi al lavoro, ai vostri ordini. Aloy. Portarla qui è blasfemia. Dovrebbe stare vicino a sua madre.
Devo andarmene da qui. Mi serve il focus. Ora. Rost mi ha salvato. Devono avermi trovato prima che mi dissanguassi. Ma dove sono finiti tutti? Dove mi trovo? I miei vestiti. Bene. Ma dov'è il mio focus? Ok, è qui. Aspetta. Sono dentro la montagna sacra, ma solo alle matriarche è concesso entrare. Non trovo il mio arco. Il focus danneggiato, quello che ho preso a quell'assassino. Dove sono? Devo continuare a cercare. Rilevo una specie di segnale. Sembrano le rovine in cui sono caduta da piccola. Questo posto non è opera dei Nora, ma dei predecessori. Ma perché? Eccolo, col resto delle mie cose. E ora, cosa puoi mostrarmi? Fermate gli scavi e procedete insieme al punto di missione. Evitate ogni contatto con i selvaggi Nora. Se vi vedono, uccidete tutti i testimoni. Ecco l'immagine del bersaglio. Non dovete fallire. Immagine del bersaglio. Chi dice che sono come gli altri Nora? Visto tramite il focus di Olin. Ma com'è possibile? Allora fai in fretta, sto per entrare. Attendere i denti scan. Devi smetterla di ascoltare Ted e iniziare ad ascoltare me. Da dove arriva? Di quando è? Mia madre. Ma perché uccidermi solo perché ti somiglio? Aloy, ti sei svegliata? Mi hai portato tu qui. Presto, devi seguirmi. E dove?
fino al posto dove sei nata. Stai dicendo che sono nata qui, dentro alla montagna. Se lo vedi è più facile. Di batteria.
cosa serve? Perché mi hai portato qui? Spiacente, ma l'alta matriarca Tirsa ha dato l'ordine di non lasciarti andare senza di lei. Mia madre è qui. Sto per incontrarla. È complicato. Ti prego, seguimi ora. Mia madre assomiglia a me, ma con i capelli corti. Non vedo come potrebbe. Non sei nata da una donna, Aloy. La montagna è tua madre. Io... cosa? Di che cosa stai parlando? Vieni. Che posto è questo? La sala maestra, dove la madre ha ucciso il demone di metallo e ti ha dato alla luce. Aloy, il massacro alla prova è stato solo il primo di molti disastri. Lo squadrone sulle tracce degli assassini è stato assalito e trucidato. Ma questo cosa c'entra col luogo in cui sono nata? Io spero che spieghi tutto. Qui è dove ti abbiamo trovato. Sentivamo piangere, abbiamo controllato e c'eri tu. Io ero lì dentro. Sì. Quindi sono arrivata da dietro la porta. Questo è quello che ho sempre creduto, che venissi dal grembo della montagna. Pensavo che tu fossi un dono della madre stessa. Ma le altre, come Lanzra, temevano fossi frutto di un potere oscuro. Non un dono, ma un male. Ma questa non è una dea. Aloy! È una porta. Con gente dall'altra parte. Mia madre. Oh! Oh! Attendere i denti scan. La dea parla! Come la donna che ho visto. Errore. Registro alfa corrotto. Impossibile confermare identità. Accesso negato. No! No! Ti ha parlato come se ti conoscesse. Non hai sentito. Non mi ha riconosciuto. È colpa della corruzione, l'ha detto la dea stessa. Se riuscissi a guarirla dalla corruzione, lei riuscirebbe a vederti. E come dovrai fare? Parlavi di visioni di una donna coi capelli corti. Sì, gli assassini mi cercavano perché le assomiglio. Ma il loro potere è immenso. Non esiste un altro modo? Olin era insieme agli stranieri.
la sera prima della prova. Gli assassini mi hanno visto tramite lui. Vive a Meridiana. Allora dovrai lasciare la Terra Sacra. Sono stata un'emarginata per tutta la vita. Perché non un esule? C'è un altro modo. Vieni e lo metteremo in pratica. Hai detto che la tribù è sull'orlo dell'estinzione. Cosa è successo? Dopo il massacro alla prova, uno squadrone ha inseguito gli assassini. Ma in pochi sono tornati. Come hanno fatto a sconfiggerli? Gli assassini non combattono soli. Hanno preso possesso delle macchine, corrompendole e portandole alla pazzia. Gli assassini sono fuggiti? Sì. E l'unico piano che le matriarche hanno escogitato è cantare l'inno dell'espiazione e implorare la pietà della madre. Come se non volesse che ci aiutassimo. E qual è il tuo piano? Questo era il mio piano. Mostrarti dove sei nata e permetterti di seguire il destino che la madre ha voluto per te. Le alte matriarche ci aspettano. Meglio se parlo io. L'hai fatto? Sì. Adesso sa. Sorelle, la dea ha parlato ad Aloy. Le ha detto di curare la corruzione. Ah! Come può riuscirci? Dovrà spingersi oltre la nostra terra sacra. Una cercatrice? Se la dea ha parlato, così sia. Vorreste fare di questa cosa una cercatrice? Sorella! Per una volta, Lansra! Ascoltaci! Poh! Questo è il vostro peccato, non il mio. Mandatela a cercare e speriamo che non torni più! Aloy, grazie al volere della Dea, noi ti nominiamo cercatrice della tribù Nora. Nessuna barriera ostacolerà il tuo incarico sacro. Che la madre ti protegga e sostenga. Abbi fede. Mi preparo per l'inno. Noi speriamo in te. Tirsa, cos'è una cercatrice? Sei tu. E questo è il tuo marchio. In tempo di necessità, le alte matriarche nominano un cercatore. Un audace valoroso inviato a perseguire un grande fine. Ovunque esso possa condurlo. Perfino oltre i confini della Terra Sacra? Sì. E col diritto di tornare una volta raggiunto o in caso di bisogno. Quindi posso andare ovunque, senza restrizioni? Perfino in luoghi proibiti, come le terre profane oltre la vista della madre o le rovine del mondo di metallo. Capito. Perché le terre oltre il territorio Nora sono profane? Non è ovvio? La nostra terra è sacra. Viviamo sotto lo sguardo della Dea, la madre, la fonte della vita stessa. Oltre il suo sguardo si estende una terra decaduta e corrotta. Per questo è contro la legge tribale allontanarsi. Ma come cercatrice sarai protetta. Ci sono stati altri cercatori? Sì, ma sono molto rari e la maggior parte è partita senza tornare. Rost era un cercatore? No, non un cercatore. Cosa mi stai nascondendo? Non è il momento, Aloy. Magari un altro giorno. Che ne è stato del corpo di Rost? Temo che ci fosse molto poco da recuperare. Ciò che è rimasto è stato sepolto nel luogo in cui ti è cresciuta, con dei fiori sulla tomba.
Grazie. In troppi hanno sofferto. C'è qualcosa che possa fare? Tutto ciò che conta è che realizzi lo scopo che la madre ha voluto per te. Non ne ho la più pallida idea, proprio come te. Allora scoprilo. Ma se pensi che parte del tuo scopo sia aiutare la tribù, fa pure ciò che ritieni giusto. Di sicuro troverai gente bisognosa in tutto l'abbraccio. Perché le rovine del mondo di metallo sono proibite? Sono posti in rovina, Aloy. Oscuri e maligni, come i figli del metallo che li crearono. Quando tentarono di uccidere la madre, la sua ira spazzò via le loro città, ma non mondò il loro peccato. Il loro antico livore infesta quelle rovine, pronto a ghermire qualsiasi sciocco vi si addentri. Ma io ho visto una rovina. Sembrava all'interno della madre. Non è possibile. Credimi. Allora, questo va oltre la mia comprensione. Ma confido che scoprirai la verità. I Nor hanno inviato uno squadrone contro gli assassini. Sì, ma è stato assalito e sconfitto. In pochi si sono salvati. E molti di loro sono feriti. Sai dove sono gli assassini? No, ma puoi chiederlo a Varl, un'audace a difesa delle porte dell'abbraccio. È scampato all'imboscata. Ne saprà di più. Ora devo andare. Da qui dovrai raggiungere le porte dell'abbraccio. Parla con Varl e ti indicherà la strada per Meridiana. Se qualche Nora cercasse di ostacolarti, dimostragli che sei una cercatrice. Lo farò. Grazie, Tirsa. Di tutto. Che la madre ti benedica e ti protegga. Fedeli Nora, cominceremo a breve. Liberate i vostri cuori. Presto chiederemo il perdono per i peccati che hanno portato disgrazia alla nostra tribù. Quando le matriarche innalzeranno le loro voci, ci uniremo a loro. Il tuo dovere prega di essere ricordato quando cadrà. Raccogli tutti i cantori che riesci a trovare. Di certo gli infedeli Kaggia non ci attaccherebbero di nuovo. Non posso credere. Ha salvato molte vite, la tribù è fortunata ad averla. Dovete aprirmi la porta. Allora dovrai parlare con il nuovo capoguerra, Resh. È sulla barriera. Ti prego, madre, scaccia la maledizione da Nora. Mostraci brutta, ti scongiuro. Faccio scorta. Aloy! Aloy! Teb! Sia lodata la madre! Sei viva! Ho sentito delle voci, ma non ero certo finché non ti ho visto. Ah, sono contento che stai bene. E indossi perfino la casacca che ho realizzato per te. Che onore. Che genere di voci hai sentito? Che è riferita e che saresti morta.
è che l'alta matriarca Tirsa ha insistito perché potessi riprenderti all'interno della madre. Oh, non sai che putiferio. Solo le matriarche possono entrare nella montagna, ma meritavi questo onore. I sopravvissuti hanno raccontato a tutti come ti sei battuta per salvarli. Non ero da sola a combattere. No. Hanno parlato anche di Bast e Vala. E Rost, l'uomo che mi ha cresciuto. Ha lottato per salvarmi ed è morto. I sopravvissuti non ne hanno parlato. Ma mi ricordo di lui. C'era anche lui il giorno che mi hai salvato. Ricordo che si è messo davanti a te quando mio padre ha iniziato a gridare. Se col suo sacrificio ti ha salvato, Aloy, penso che non se ne pentirebbe. Devono aprirmi la porta. Hai una vaga idea di quanto sia pericoloso là fuori? Devo uscire comunque. Devi parlare con Resh allora, è sulla barriera. È il nuovo capoguerra. Non credo che ti aiuterà. Perché non dovrebbe aiutarmi? Beh, dice brutte cose su di te. Che sono una senza madre, una reietta, eccetera, eccetera. Già. Vorrei che non fosse diventato capoguerra, ma Suna è scomparsa dopo l'imboscata. Dicono che sia andata a cercare gli assassini da sola. Chi è Suna? Suna era il capoguerra della tribù, ma è scomparsa dopo l'imboscata. L'avrai vista a Cuore della Madre. Alta, magra, pelle scura, capelli bianchi. Sua figlia era nella prova, ma è morta. Vala era sua figlia? Esatto. Lei. Mi piaceva. Anche a me. Che cosa ci fai qui con un arco e una lancia? Tu sei un tessitore. Molti audaci sono morti. Ho feriti, Aloy. Bisogna proteggere Veglia della Madre e io voglio aiutare. Credimi, ce la farò. Sempre che non mi cimenti con qualche sentiero degli audaci. Che c'è di pericoloso nell'abbraccio? Ancora gli assassini? No, se ne sono andati. Lo squadrone li ha inseguiti, ma è stato massacrato. Loro hanno un potere malvagio sulle macchine. Le corrompono facendole combattere al loro fianco. E le macchine corrotte si aggirano nell'abbraccio? Alcuni sono entrati. E da quel che ho sentito, fuori dall'abbraccio è anche peggio. Credimi, non è il momento di viaggiare. Ora devo andare, Teb. Che la madre ti protegga. Arriva l'emarginata. Dea, prego che il nostro inno raggiunga le tue orecchie. Gira voci che un demone si aggiri nell'abbraccio. È di metallo scuro e corrompe qualunque macchina sfiori. Da dove è arrivato? Dicono sia entrato dalle porte dell'abbraccio. Prega che la madre ti ascolti e perdoni. Varley e i suoi seguaci hanno provato a fermarlo, ma lui era troppo veloce e potente. Nella pioggia tutto sembra minaccioso. È qui a Veglia della Madre che opporremo resistenza. 8 gruppi sono a Cuore della Madre per unirsi all'inno dell'espiazione e altri sono in arrivo. Beh, mi devi aprire la porta. È da quando mi occupo delle necessità di voi reietti. Da quando sono una cercatrice. Ora apri la porta. Tu? Una cercatrice? Tirsa e Jessa sono impazzite. Non solo ti hanno fatto partecipare alla prova, ti hanno anche accolto e curato dentro alla montagna sacra. Non mi stupisce che siamo maledetti e che i giovani giacciano sotto cumuli di sassi. Come puoi essere così crudele? Ho lottato con quei giovani, fianco a fianco, schiena contro schiena. Li ho visti morire. Se fossero stati dei veri Nora, ti avrebbero piantato una freccia. Resh, e dai. Silenzio.
Sono il tuo capoguerra. E io sono una cercatrice, nominata dalle alte matriarche. Quindi aprimi la porta e toglierò il disturbo. Prima te ne vai da qui, meglio è. Che cosa stai? Ci vorrà molto. Devo mettermi in posizione che arriva. Attaccate! Attenti ai corsieri! Vi ha fatti impazzire! Gli assassini alla prova. Come ci sei riuscito? Mostramelo. Ti hanno obbedito. Ma come? Questo. È questo che serve. Si collega al mio focus. Quindi posso usarlo. Facciamo una prova. Avvolgo un po' il cavo. Sembra che regga. Ora devo solo provarlo. Aloy, come ci sei riuscita? Hai ucciso quel demone e gli hai strappato le interiora. Il modo in cui controlla le altre macchine. Penso di aver capito.
ma prima devo provarlo. Oh, immagino sia pieno di corsieri lungo la strada per le porte dell'abbraccio. Esatto. E devo comunque raggiungere le porte. Devo parlare con Varl. Ho sempre saputo che fossi diversa, Aloy, ma... Ma cosa? Credo che tu sia un dono della madre. A prescindere da cosa dice Resh. Grazie, Teb. Ma ora devo andare. Lo so. E sarai nei miei pensieri. Audaci! Dovete riparare la porta immediatamente! Non mi importa se dovete rattopparla tutta! Fatelo! Tengo per dopo. Devo trovare una macchina e scoprire cosa fa questo dispositivo.